applaudo alla riuscita di questa iniziativa. Noi siamo impegnati con questa iniziativa, ma anche con la Strada degli Scrittori, con la Scala dei Turchi, con la Colimbetra. Ecco, il 30 giugno scade il termine per la Capitale Italiana della Cultura, abbiamo presentato la candidatura, dobbiamo fare sistema, mettiamoci tutti insieme e probabilmente riusciamo a entrare tra le prime 10. Possiamo dirlo alla data di oggi che è stato un esperimento eccezionale e che sta dando i frutti che noi speravamo, sapendo che se si mettono in sinergia tutte le risorse del territorio e le istituzioni, le associazioni interessate a valorizzarle, noi siamo certamente sicuri che, diciamo, questo esperimento porterà per il territorio tante novità e sicuramente, diciamo, una valorizzazione delle nostre bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche, che potranno avere delle ricadute interessanti dal punto di vista economico, come del resto sta succedendo, è successo in altri paesi come in Svizzera, in Francia, in Austria, dove appunto le ricadute economiche sul territorio di questo tipo di iniziative hanno dato un successo notevole. E stiamo lavorando per portare avanti la proposta di legge. In realtà abbiamo già incardinato la legge in Commissione Trasporti e nei prossimi giorni avremo un incontro con alcune associazioni nazionalmente, anche con diciamo, un rapporto proficuo abbiamo avuto con la Fondazione delle Ferrovie e poi ancora diciamo un'interlocuzione con il viceministro, quindi con il governo, per diciamo, portare avanti la discussione in commissione e finalmente avere anche noi in Italia diciamo, le ferrovie turistiche con norme e regolamenti che possano, diciamo, al meglio attivarne, diciamo, tutte le energie. In pieno, anche perché crediamo in questo tipo di manifestazione, anche perché servono a valorizzare meglio quello che è il nostro territorio. Noi abbiamo sistemato parte del parco perché, come sapete, Comitini ha un ampio parco minerario e abbiamo solo concentrato il tutto nella miniera del sale, che poi subito dopo, fra qualche ora, avremo modo di visitare. Thank you.
Complimenti per l'iniziativa. Grazie sindaco.